tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video haul, in questo caso tutto targato Sephora, perché vi mostrerò tutti i miei ultimi acquisti fatti solo ed esclusivamente su Sephora o in negozio o online. E grazie a questi acquisti ho finalmente raggiunto l'agognata carta gold. So che in realtà non cambia tantissimo, non ci sono dei grandissimi privilegi ad avere questa carta rispetto che alla black, un buono di 30 euro al compleanno, tra l'altro che non si può utilizzare sui soliti brand, Fenty, Huda, il solito, la spedizione è sempre gratuita, poca roba in realtà, però vabbè, ce l'ho fatta. E senza perderci in chiacchiere inizio subito, perché le cosine da mostrarvi non sono poche, e comincio subito con una palette che non ho acquistato da Sephora, ma che è rivenduta online sul sito appunto di Sephora, e si può trovare anche in negozio, ma solamente in Duomo a Milano, quindi non credo che in altre parti d'Italia in negozio sia rivenduta. Io comunque non l'ho presa su Sephora, ma sul sito interessato del brand, ovvero sto parlando di Pat McGrath. Infatti durante il periodo dei saldi questa palette è andata in sconto al 50%, sul sito di Sephora costa, se non sbaglio, 65 euro, infatti era in sconto a 32 euro, con le spese compresa direttamente già anche eventuali spese della dogana di 5 euro, in tutto l'ho pagata 37 euro e quindi ho colto l'occasione per acquistare una palette di Pat McGrath, anche se non è quella delle, ovviamente una delle più grandi, che hanno un prezzo decisamente superiore, è una media, diciamo. Questa è esattamente la Mothership Subliminal Platinum Bronze, ve la faccio vedere. Ha sempre lo stesso packaging delle palette grandi di Pat McGrath, infatti c'è questo filettino che bisogna girare. Oh, che bello, lo devo sempre fare nei video di chi possedeva già le palette di Pat McGrath. Diciamo che effettivamente il packaging è molto ricercato, è molto bello, e questa, aspettate che tolgo la plastichina sopra, è la palette. Allora c'è uno specchio da questo lato e questa è la palette, quindi una palette tutta sui toni del bronzo, del marroncino, abbastanza fredda come palette. Allora devo dirle, a vederla come tonalità non è niente di wow, cioè non è che l'ho vista e ho gridato al miracolo e mi sono emozionata, perché sono tutte tonalità molto tranquille, neutre, molto portabili, però l'ho presa proprio anche per questo, perché comunque visto il costo, anche se fortunatamente l'ho presa a un ottimo prezzo, sono tutte tonalità che posso portare anche per tutti i giorni, ed è veramente un ottimo modo per provare, oltre alla palettina, quella piccola che era uscita sotto Natale con quel packaging a tempo di laboratorio, diciamo simil palette grandi alle Mothership grandi, gli ombretti di Pat McGrath. Voglio vedere anche se sono differenti da quella più proprio piccola piccola presa da Sephora appunto durante il periodo natalizio. Certo, qui mancano quelle famosissime texture dei quattro ombretti finali che si trovano solo nelle palette grandi, e per quello prima o poi nella vita penso meriti prenderne una grande, però intanto mi accontento e voglio provare assolutamente anche questa palette, quindi visto il prezzo sono veramente contenta di averla presa, perché sono sincera, a prezzo pieno non avevo nessuna intenzione di acquistarla, ma scontata al 50 l'ho trovata conveniente. Passiamo ora agli acquisti fatti proprio da Sephora o in negozio o online. Infatti sono acquisti che non ho fatto tutti in un'unica volta, ma in diverse tranche nell'ultimo periodo. Iniziamo col primo sacchetto, quindi acquisti fatti in negozio. Allora, vi mostro subito questo blush della Milk che ho acquistato, e questo è già aperto perché l'ho già utilizzato, è nella versione mini, perché appunto Milk fa sia la versione full size che mini size, e assolutamente le trovo convenienti, un po' perché i prezzi non sono piccoli per quanto riguarda i prodotti della Milk, e un prodotto come il blush
dura tra l'altro tantissimo, secondo me, perché comunque non ce n'è dentro poco, e quindi assolutamente lo trovo conveniente. Si è un po' rovinato. E vedete che ce n'è dentro parecchio, quindi assolutamente questo mi durerà tantissimo. Ovviamente il blush di Milk è nella colorazione Work, perché se non sbaglio esiste solo in questa colorazione, non vorrei dire una stupidata, ma se non mi ricordo male è così, e costa 12 euro, non scontabile, perché Milk è uno di quei brand che, salvo le rarissime eccezioni, non rientra tra i brand per cui è applicabile lo sconto, quello solito del 20% che ogni tanto ci regala Sephora. Invece un altro prodotto che ho acquistato invece è di skincare, perché è proprio della linea Sephora. Ho preso questo duo in versione, penso, travel size, perché si trovava proprio nel reparto delle mini size, contenente, se riesco a tirare fuori, una crema da giorno idratante all'acido ialuronico, dovrebbe avere un effetto quindi idratante, anche glow, quindi illuminante, col 96% di ingredienti di origine naturale, in una versione da 30 ml, quindi penso sia assolutamente una travel size, però non è piccolina assolutamente. L'altro prodotto contenuto nel kit invece è questa crema contorno occhi all'acido ialuronico, e anche questa dovrebbe avere un effetto illuminante per la zona contorno occhi. Questa è una versione da 20 ml, quindi in realtà non so se sono tutte e due travel size o meno, anche perché la crema contorno occhi non è assolutamente piccola, dura tanto, e quindi l'ho trovato conveniente, anche se anche questo non va in sconto, perché appunto la linea Sephora Collection non va in sconto, e questo l'ho pagato 16,90 euro, quindi due prodotti di queste dimensioni mi è sembrato. Ho il kit che ho acquistato è questo di Laneige. Di Laneige se ne sente sempre parlare tanto per quanto riguarda la maschera per le labbra. Avevo trovato, se non sbaglio, nel calendario dell'avvento di Sephora, non vorrei sbagliare, la maschera da notte ma per il viso, che ancora tra l'altro non ho utilizzato, però questa mi ispirava davvero tantissimo, perché innanzitutto volevo proprio provare la famosissima maschera per le labbra. È questa è sicuramente una versione mini da 3 grammi, tra l'altro molto carina, però appunto una dimensione perfetta per provarla, e nel kit è compreso anche questo Lip Glowy Balm, quindi un balsamo labbra, effetto anche questo illuminante, e dovrebbe avere, penso, una leggera colorazione Fruits Rouge, non so, e quindi assolutamente ho trovato fosse l'occasione per provarlo. Quando vedo questi kit, anche e soprattutto di skincare, io non riesco a resistere, perché trovo sia proprio l'occasione per riuscire a provare questi prodotti, anche con un po' di risparmio. In questo caso ho speso, allora, per la Laneige 17 euro, ma su questo era applicabile lo sconto del 20%, e quindi ho risparmiato 3,40 euro. L'ultimo prodotto che ho acquistato quel giorno con questa tranche di acquisti è stato poi il pezzo più bello per quanto mi riguarda, perché finalmente ce l'ho fatta e ho acquistato la palette viso, la Natural Face di Too Faced, che già avevo intenzione di prendere da un po', perché pur amando il make up, acquistando diversi prodotti make up, sulle palette viso sono molto restia, non ne compro tante come altri prodotti make up, perché se ritengo che le diverse cialde contenute non vadano bene per i miei toni, le andrei la gran parte a utilizzarle poco, mi sembra un po' uno spreco di soldi visto che non costano poco, quindi quelle che vado a comprare perché ritengo di utilizzare praticamente tutte le cialde, o al massimo ce ne può essere proprio una che non mi fa impazzire, ma in generale mi deve proprio ispirare in tutte le sue cialde, e la Natural Face, a differenza della Cocoa Contour, mi è sempre piaciuta, e finalmente ce l'ho fatta, perché poi ogni volta che faccio acquisti online andavo a controllare se era disponibile e non era mai disponibile, in negozio invece mi dimenticavo sempre di chiedere se c'era. Quel giorno finalmente mi sono ricordata, e sinceramente non mi ricordavo la bellezza di questo packaging. Veramente Too Faced regala, a mio parere, forse i packaging più belli di tutti i brand di make up. È meravigliosa, è qualcosa di
veramente di stupendo, me ne sono totalmente innamorata anche nel pack, qui al cuoricino come nella Cocoa Contour, con nella Chocolat Soleil, veramente mi piacciono tantissimo questi packaging. Aprire queste scatole prodotti mi sono distrutta le dita allo smalto, c'è un bellissimo specchio, tutte con queste rifiniture dorate, questa è la palette che è veramente meravigliosa, per quanto mi riguarda la trovo davvero bellissima, terra fredda, terra più calda, blush, illuminante, questo bel blush rosato che spicca, io sono in fissa ultimamente con i blush rosati, ve la faccio guardare perché veramente secondo me è stupenda e finalmente l'ho presa, ce l'ho fatta. Questa l'ho pagata, aspettate, 46,90 prezzo pieno, ma ho utilizzato uno sconto del 20%, quindi meno 9,38 euro, e quindi fortunatamente sono riuscita a prenderla anche con lo sconto. Quel giorno c'era una promozione per cui se si raggiungeva una soglia di acquisto che ho raggiunto, davano due maschere gratis della linea Sephora, il che non è male perché tra l'altro le maschere di Sephora mi piacciono molto e comunque costicchiano perché sono sui 5 euro l'una, e ho scelto, perché potevo scegliere tra quelle che avevano il cestino, la The Bubble Mask, che è quella maschera che praticamente fa le bolle come fosse un po' un detergente, che avevo già provato e mi era piaciuta. Questa è detox, quindi detossificante. E poi ho scelto invece la The Peeling Mask, perché questa è tra le nuove tipologie di maschere che sono uscite, ce n'erano diverse nuove. Ho scelto questa, che dovrebbe essere proprio un booster di idratazione, di luminosità alla pelle, in microfibra, agli cocktail di acidi della frutta, vabbè, non lo so, la proverò perché appunto questa non l'ho mai utilizzata e dovrebbe essere, se non sbaglio, nuova e dovrebbe essere al limone perché c'è il disegno del... Passiamo invece adesso agli acquisti fatti online, uno dei due turni di acquisti che ho fatto online. Allora, innanzitutto, beh, ci ho dedicato un video, quindi se guardate tra i video del mio canale sapete che l'ho acquistata, è la Love Palette della Natasha Denona, quindi questa palette che è uscita in edizione limitata per San Valentino, è la mia prima palette grande, anche se appunto, ripeto, non è tra le più grandi della Denona, ha un prezzo infatti di 69 euro. Comunque la più grande delle Denona che ho acquistata perché rientrava proprio nei miei toni, nei miei gusti, essendo tutta sui toni del rosa, è una bellissima palette anche nel packaging. Ve la mostro velocemente perché comunque se volete anche sapere cosa ne penso, ci ho dedicato proprio un video. Per quanto mi riguarda, è una bellissima palette, un'ottima qualità. Anche se confermo che tanti altri brand non hanno assolutamente nulla da invidiare, secondo me, alla Denona, ce ne sono altri ottimi quanto Natasha Denona, almeno per quello che ho visto con questa palette, che mi permette di realizzare dei bellissimi look, ma tanto quanto altre palette. Questa, secondo me, conviene acquistarla se si amano le tonalità del rosa, anche perché, come ho segnalato nel video, e ve lo dico velocemente, non ci sono toni di transizione, tonalità di transizione sul rosa, perché tutti i matte tendono al rosino, al massimo ci sono questi che tendono un po' più sul rossiccio, ma in generale si creano look che virano molto sul rosa, quindi deve assolutamente piacere la gamma colori. E sempre con quel giro di acquisti ho preso un'altra palette, e in questo caso ho preso la Sultry di Anastasia Beverly Hills, che era una di quelle palette di Anastasia che tanto volevo, che ancora mi mancava. L'ho acquistata perché mi sono accorta che, ad esempio, sul sito di Anastasia Beverly Hills era terminata, su Cal Beauty era terminata, su Beauty Bay terminata, era rimasta solo su Sephora. Ho detto la prendo prima che esce anche da Sephora, e poi non la trovo più perché questa palette la volevo assolutamente perché mi piace tantissimo. Vabbè, vi faccio vedere il packaging, anche se è uscito il solito pennello, è bellissimo. È un po' come quello dell'Amresi, però appunto quello dell'Amresi è rosa, questo è su questi toni marroncini, comunque è stupendo. C'è sempre il pennello all'interno, ma il packaging è veramente come tutto, no, anzi lo tolgo perché sennò non riesco a mostrarvela, come tutte le palette di Anastasia. E questa è una palette tutta sui toni neutri.
Però rispetto alla soft glam, decisamente più fredda. Quindi assolutamente la trovo bellissima, bellissima. Non vedo l'ora di realizzarci qualche look perché così come amo i toni caldi, sono anche, soprattutto ultimamente, mi sto votando molto di più anche ai toni freddi e quindi questa palette è proprio stupenda, la volevo. E questo ovviamente non scontabile, l'ho pagata 54 costa o 50, forse 50 quelle di Anastasia. Adesso, no, sì, 54 era l'Ambresi perché aveva due ombretti in più rispetto a queste. Sempre con questi acquisti ho preso anche questo set trio di mini rossetti liquidi di Sephora. Perché ho sempre sentito parlare benissimo delle tinte labbra di Sephora e non le ho mai acquistate. E questo set, che è già conveniente di suo, era ancora scontato ulteriormente, quindi adesso non ho lo scontrino perché dovrei recuperare la mail con gli acquisti online. Comunque costava 11 euro e qualcosa e quindi ne ho approfittato anche perché all'interno c'erano tre colorazioni che mi interessavano moltissimo, che sono la numero 13 Marvelous Mauve, che è, aspettate che ve le... questo. Quindi su un colore nude malva, poi il famosissimo 01 Always Red, quindi classico rosso. Adesso non svuocio perché perderei troppo tempo. Se vi interessa, poi in altre occasioni vi posso far vedere anche questi acquisti all'azione. E il 27 Black Cherry, che questo invece è un colore marrone scuro, però che so altrettanto bello, quindi mi ispiravano tantissimo. Con questi acquisti mi hanno messo all'interno questi campioncini dei prodotti di Dr. Jart Cica Pair. Poi un campioncino di profumo Lipnotic Poison e due campioncini del brand Belif, di cui tra l'altro sto sentendo parlare molto bene, e sono The True Cream Aqua Bomb e la Moisturizing Bomb. Oltre però a questi campioncini, in quel momento, se si faceva un acquisto online mettendo un codice, si aveva la possibilità, di ottenere, raggiungendo un importo, anche delle, mini size, del brand di Armani. Aspettate perché ho sbagliato scatolina. E quindi è arrivata questo, pacchettino a parte, contenente all'interno una mini size del Lip Maestro Intense Velvet Color nella colorazione 400, quindi il loro famosissimo prodotto labbra, che aspettate è veramente piccolissimo, però ottimo diciamo per provarlo, anche perché sono sincera, non è uno di quei prodotti che avevo assolutamente intenzione di andare a acquistare in full size e quindi è una cosa carina per poterlo provare. Poi sempre una mini size del Luminous Silk Foundation di Giorgio Armani, quindi il famosissimo fondotinta di Giorgio Armani, che io sono curiosissima e contentissima di provare, anche se purtroppo temo che la colorazione sarà troppo scura perché è la 5.5, però al di là della colorazione lo voglio comunque testare e provare, magari lo utilizzerò un giorno che sto in casa, così non devo uscire e vedo giusto la resa del fondotinta su di me. E poi una bellissima mini size del profumo. L'ho aperta così ve la mostro. In realtà io ce l'ho già questo profumo e quindi sono contentissima anche perché non è una mini size piccolissima come ad esempio quelle che si erano trovate all'interno dei calendari dell'avvento, direi una travel size di profumo. Passo all'altro ordine online. In questo caso ho la scatola rosa perché ultimamente non mi dava più la possibilità di scegliere la scatola diversa da quella con il simbolo, il classico logo bianco e nero di Sephora. Invece ultimamente adesso dà di nuovo la possibilità di scegliere la colorazione oltre a quella classica, la rossa, la blu o la rosa, e ho scelto quella rosa ovviamente, e questa si apre in modo diverso, non si sfila ma si apre così, la trovo anche più carina. Allora, con questo giro di acquisti, vabbè, mi hanno sempre messo all'interno i soliti due campioncini uguali all'altro del brand Belif.
E ho acquisito anche due campioncini di profumo, il Black Opium e l'Hypnotic Poison di Dior. E con questo tranche d'acquisti ho preso, lo volevo tanto, mi avevano detto, visto che non hai delle grosse problematiche sul contorno occhi, non è indicato, è un po' un pastone, però io avevo troppo la curiosità di provarlo, anche perché comunque io ho sentito anche parlarne benissimo, e nel caso è anche ottimo da utilizzare, mi hanno dato sulle imperfezioni, quindi ho provato l'Overshiller Concealer di Huda Beauty. Huda è un brand a cui alla fine non riesco mai a resistere, l'unica cosa che so non acquisterò mai è il fondotinta, perché quello non, no, non fa proprio per me, nella colorazione Marshmallow. Vabbè, l'avrete visto ovviamente tutti, quindi velocemente ve lo mostro, e ero troppo curiosa, poi sono in fissa con i correttori, ne sto prendendo di tutti i tipi, sto cercando il correttore della vita e ho voluto provare anche quello di Huda Beauty. E ho preso anche un altro Power Bullet, perché di questi pian piano, uno alla volta, prenderò tutte le colorazioni che mi ispirano di più. In questo caso ho preso la Wedding Day, qui è il bellissimo packaging di questi Power Bullet. Anche questa colorazione famosissima, questo nude. Devo dire che ci sono delle colorazioni molto simili fra di loro, mettendo anche vicini i bullet differiscono proprio di poco, però mi piace proprio la formulazione di questi rossetti, la tipologia, i colori, e quindi anche se sono simili li acquisterò lo stesso, ovviamente quelli che mi piacciono, perché li adoro e pian piano mi piacerebbe fare una piccola collezione. E ho preso questo set, qui set che appunto ogni tanto fa Sephora, di Sephora Favorites. In questo caso è un set proprio recente, si chiama Kokonung Selection, che contiene, se non sbaglio, 10 prodotti, non tutti in full size. Comunque adesso questo cofanetto Sephora Favorites, 34,90 euro, perché appunto non è scontabile neanche questo, essendo di Sephora, della linea Sephora. Ok, l'ho mezzo distrutto, però sono riuscita ad aprirlo. Adesso vi mostro velocemente i prodotti contenuti all'interno. Allora, c'è innanzitutto una maschera per i piedi di Sephora, e sinceramente io maschere per i piedi non le ho mai fatte, non le ho mai acquistate, e quindi comunque sono curiosissima di provarla, ed è alla lavanda, e niente, la proverò, quindi poi ve ne parlerò più avanti. E invece ho trovato sempre in questo set, e questa, di questo sono molto contenta, perché è una maschera della Dr. Jart, la Peeling Solution in questo caso, perché ne ho già un'altra trovata sempre in qualche calendario, mi sembra, quella la Ceramidin, e siccome di questo brand si sente parlare sempre veramente bene, sono proprio curiosa di andarla a provare. Poi... ah, ecco, c'è, cioè, perché già non mi ricordavo più che cosa era contenuto, ecco che posso provare anche in una versione più grande la crema della linea Belif. In questo caso si tratta della The True Cream Moisturizing Bomb, dovrebbe essere appunto proprio una crema idratante per il viso. Quindi c'è cosa in full size, cosa no, no, questa non è in full size, questa deve essere una mini travel size. Poi troviamo, e questo invece è in full size, due dischetti per gli occhi, quindi due pad per due maschere rinfrescanti per gli occhi. Vi mostro velocemente i pads, che sono bellissimi, fatti a forma di cuore, con questi come brillantini dorati all'interno, veramente carinissimi. Adesso capirò bene poi come vanno utilizzati, adesso vado un po' veloce perché altrimenti non finiamo più. Poi si trova invece questo della Sunday Rayleigh all'acido glicolico, sì, dovrebbe essere come un esfoliante all'acido glicolico, un trattamento all'acido glicolico, Good Jeans, Guinness, anche questa sarà una mini travel size. Perché invece sempre in full size è invece questo Multi Balm Coconutter della Lanolips, anche questo brand molto famoso per i prodotti labbra, quindi
contenta di averlo trovato. Devo dire che questo set mi ha ispirato tantissimo. Wow! E c'è la maschera, la Water Sleeping Mask di Laneige che ho trovato in mini size, appunto, come avevo detto prima, in un calendario dell'avvento. Invece questa dovrebbe essere... Ma non so se non c'è scritto che è una full size, ma è grandissima. Quindi comunque è da 25 ml, è una size comunque di tutto rispetto, è più grande di quella che ho già. E quindi felicissima perché comunque Laneige è veramente un brand di cui si parla molto bene. Poi concludendo, c'è anche questa maschera, per le labbra, wow, un'altra maschera per le labbra, Keep Smiling Mood Patch di Patchology. No, io veramente già non mi ricordavo più cos'era contenuto, scusatela il mio entusiasmo, ma ormai è almeno 2 settimane che ho fatto questo acquisto, quindi non me lo ricordavo più. Quindi proprio una maschera in gel con aromaterapica, con un infuso di tè, alla violetta, alla lavanda, al cocco, wow, fantastica. Ne ho trovata una nella box di Look Fantastica questo mese e adesso una anche in questo set, quindi ottimo. Poi della Polar, che già conosco come brand perché ho trovato nelle box di Look Fantastic nei calendari la crema mani, in questo caso invece la Nuit Polaire, quindi dovrebbe essere la crema per la notte, la crema viso, e quindi sono contenta perché è una tipologia di prodotto diverso. E poi di Mario Badescu, anche questo un brand di cui sento sempre parlare benissimo, uno spray dice facciale con aloe, cucumber and green tea. Quindi dovrebbe essere proprio uno spray da spruzzare, sì, una mist, che dovrebbe dare proprio un rinvigorimento alla pelle stanca. Quindi, wow, fantastico. E questo, io non riesco a capire se è tutto in full size o solo alcune cose. E questi prodotti non scontabili li ho acquistati online perché anche in quel caso, inserendo un codice sconto, c'era una promo per cui si potevano avere delle mini size. In questo caso il brand in questione era Benefit. Questo set di mini size era composto da una mini mini size del Professional nella versione Hydrate Primer, che io non ho perché ho la versione classica del Professional, che però è contenuta sempre anche in questo set in mini size, il Pore Primer, quindi wow, ottimo. Poi in questo set c'è anche una mini size del 24 ore Brow Setter, che io non avevo tra i prodotti per sopracciglia di Benefit, perché ho la Goof Proof, il Gimme Brow, ma non ho mai avuto il 24 ore Brow Setter. Quindi ottima occasione per provarlo, per questo ritengo che questi set di mini size siano carinissimi, al di là che le mini size sono molto belle, soprattutto di brand che appunto sono belli, un po' costosi, ma proprio anche per provare magari dei prodotti che non abbiamo mai acquistato e possiamo così provarli in mini size. E poi la mini size della Goof Proof Brow Pencil, che invece in questo caso ho già in full size, questa è nella colorazione 3, che per me è un po' scurettina, ma sto finendo una nella colorazione 4 che avevo preso tanto tempo fa, che è scurissima per me, e quindi in qualche modo riesco a farla funzionare, ad aggiustare. Che carina, è bellissima questa mini size, anche perché il packaging, la colorazione è diversa da quelle in full size solite, a meno che l'hanno cambiato perché era un argento più lucido, mentre questo è un argento opaco, e questa è fatta proprio con la mina obliqua. Passo ora all'ultima tranche di acquisti, in questo caso fatta ancora in negozio, e anche in questo caso, raggiungendo una certa soglia di importo, si avevano due maschere in omaggio. In questo caso non mi hanno fatto scegliere, però mi hanno dato questa maschera per il contorno occhi, quindi perfetta, e quest'altra maschera viso all'ananas, e questa l'avevo già provata e non mi era dispiaciuta, quindi comunque ottimo. Poi mi cade tutto, i soliti campioncini, il Dolce & Gabbana The Only One, quest'altro di Miss Dior, sempre di profumo. Almeno questa volta avevo i campioncini già fatti, perché tante volte mi è capitato che dovevano riempirmi la mini boccettina perché non avevano il campioncino già preparato. E questo, la mini size di Dolce, campioncino di Dolce & Gabbana, molto carina devo dire. E beh, me ne hanno dati un po' questa volta, però Valentino Donna. E poi ho chiesto
un campioncino del fondotinta di Shiseido, il Self Refreshing Synchronize, si dovrebbe chiamare così, perché ne ho sentito parlare benissimo e quindi sono curiosissima di provarlo. Non so se vi può interessare sapere come si comporta questo fondotinta, sicuramente ve ne parlerò. Allora, con questi acquisti ho preso il Size Up di Sephora, che è l'ultimo mascara uscito in casa Sephora, perché ne ho sentito parlare bene, costa 12,90€, dovrei avere qua lo scontrino perché appunto li ho fatti in negozio questi acquisti, sì, 12,90€, e quindi l'ho voluto provare. Ho preso poi questo, sempre parlando di skincare, questo duo di Fresh, perché io non riesco a non guardare sempre i reparti dove ci sono tutte le mini size e io impazzisco perché trovo tutti questi set, soprattutto di skincare, che mi piacciono tantissimo. E Fresh è un brand da pochissimo arrivato in Italia, quando ho visto anche qui questo set non ho resistito, l'ho voluto prendere. Tra l'altro non mi ricordo se questo, sì, era in sconto perché costa 24€, usufruito del 20%, quindi meno 4,80€. Questo è il detergente, non so se sia una full size perché comunque è grande, e questa è la crema Deep Hydration Face Cream, anche lei comunque in una versione non piccolissima. Tra l'altro bellissima questa crema con questo tappo rosa metallizzato molto molto bello. E niente, in realtà non avevo neanche intenzione, ma rovistando l'ho trovato e io posso lasciarlo lì? No, ovviamente. Poi, sempre tra le mini size, ho preso la cipria di Kat Von D, la Lockit in mini size, perché anche di questa ne ho sentito parlare molto bene, soprattutto per il suo ottimo effetto mattificante, e io nella zona T adoro le ciprie che abbiano appunto un effetto mattificante così da non andare a lucidarmi, e l'ho voluta provare appunto in mini size. È la Setting Powder Translucent, questa tra l'altro era scontabile al 20% perché Kat Von D è scontabile, e adesso mi sembra 16€ con lo sconto di 3,20€. Sempre di Kat Von D, perché ho fatto un po' di acquisti a questo giro del brand Kat Von D, mi è partita la cosa di voler provare un po' i loro prodotti, perché ho preso anche la mini size del famosissimo mascara Go Be or Go Home. Anche qui l'ho voluto provare, tra l'altro mi piace tantissimo questo packaging nero cicciotto, e questo costava 12,50€ con lo sconto di 2,50€, comunque 10€ per una mini size, considerando che il size up costa 12,90€ in full size, non è pochissimo. Poi, sempre di Kat Von D, ho voluto provare la Shade Light Duo, perché della palette, la Shade Light famosa per il contouring viso grande, non l'ho mai acquistata proprio perché ritenevo che c'erano delle shade che non avrei mai utilizzato perché troppo scure, insomma, non sarei mai andata sicuramente a utilizzare tutte le tonalità contenute all'interno, proprio perché è fatta apposta per le diverse tonalità di carnagioni. Infatti hanno poi adesso creato questi duo, la light, la medium e la dark apposta, e questa a questo punto non ho potuto non prenderla perché ho sempre sentito comunque parlare benissimo di queste polveri. Io ho preso la light, e questa tra l'altro appunto l'ho presa in negozio perché online la light è esaurita al momento. E quindi assolutamente sono contenta che abbiano fatto questi mini set per le diverse carnagioni, quindi solo le due colorazioni interessate, e questa è il prodotto, quindi c'è la cipria e la terra, in questo caso è abbastanza fredda ma neanche eccessivamente, mi sembra più fredda in video perché vedete che in realtà non è così fredda, e quindi l'ho trovata proprio il duo perfetto per me. Al massimo, se fosse un po' troppo fredda, vado sopra con una terra un po' più calda per scaldare. E quindi questa volta, scusate, mi sono dimenticata di dirvi il prezzo.
mi sembra 21,90 con lo sconto di 4,38 euro. Assolutamente su questi brand approfittatene, ovviamente, come sapete. Col... Altro prodotto sempre di Kat Von D che ho acquistato è la famosissima Shade Light Eye. Infatti questa palette inizialmente, quando era uscita, non mi piaceva particolarmente, non mi aveva rapito al punto da andarla a acquistare, perché la trovavo proprio una palette basica, semplice, e invece adesso l'ho rivalutata tantissimo, perché per i look di tutti i giorni mi rendo conto che spesso non voglio mettere magari anche degli shimmer. Mi basta semplicemente un po' di ombretto, di colori matte, neutri, una riga di eyeliner o anche di matita, marrone o nera, mascara e sono a posto. E quindi ultimamente la stavo corteggiando e dopo un bel po' di tempo mi sono decisa quindi a comprarla. E vabbè, la conoscerete tutti, ve la faccio vedere velocemente, è proprio una palette di matte proprio basica, classica, per fare proprio anche il contour agli occhi, come nasce proprio come idea questa palette. Shade Light costa 45,50 euro, presa sempre scontata al 20%. E per concludere invece ho preso quest'ultima uscita di Kat Von D, sì, di Kat Von D, di Fenty Beauty, che è la Fly Pencil, Longwear Pencil Eyeliner, quindi una matita che dovrebbe avere però la tenuta, da quel che ho capito, di un eyeliner nella colorazione nera Cosa in Black. Molto carino tra l'altro il packaging. L'unica cosa è che quando sono tornata a casa l'ho girata per far uscire la mina, per vedere com'era, e non rientra più, e quindi chiudendola mi si è un po' rovinata. Adesso non so se si nota la punta, vedete che non è bella, perché l'ho io un po' rimessa insieme, ma non riesco più a farla rientrare, quindi non so se qualcuno l'ha già acquistata, mi dica se effettivamente poi non torna più dentro la mina. Boh, sinceramente non so. E questo non costa tra l'altro per niente poco, quindi mi spiace se è rovinata, perché costa 20 euro. Quindi anche questo video haul è finito, vi ho mostrato tutti questi acquisti che penso meritatamente mi abbiano fatto meritare la carta gold, perché davvero a questo giro ci ho dato dentro con Sephora. Io spero che questo video possa esservi piaciuto, vi abbia fatto un po' di compagnia, come spero sempre con i miei video. Spero che questi video siano un po' rilassanti, carini da vedere. Se così fosse, mi raccomando, lasciatemi un like, un commento e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Io nel frattempo vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!